Mister Sussi, una nettissima vittoria sul Pontedera, una partita che non è mai stata in discussione, ma a parte questo la prestazione è stata buona oggi. No, ma la prestazione è stata buona, abbiamo un po' rischiato il primo tempo, i primi minuti, perché tutte le squadre sono pimpanti e quindi ti mettono un po' anche in difficoltà, però questi ragazzi sono stati bravi, hanno fatto quello che volevamo durante la settimana, hanno capito il gioco e lo stanno sviluppando nel miglior modo possibile. Si allenano forte allenamente, quindi poi il sabato vanno forte. Io avevo un allenatore che mi diceva: dimmi come ti alleni e ti dirò come giochi. Quindi se uno si allena forte, poi il campo va. E la partita fino all'ultimo momento è stata combattuta comunque. L'ultima rete è arrivata al 92esimo addirittura. No, ma sono sempre combattuto, non bisogna mollare, perché abbiamo visto che abbiamo subito la rete 5-1 a 25 minuti dalla fine. Ancora da 5-2. Parte, 5-2, sì. Ancora da una parte sono un po' ragazzi, perché capita che su 5-2 mollano, invece i grandi sono sempre sul pezzo. Loro devono imparare che non si molla mai finché l'arbitro non fischia e la partita può essere sempre in bilico. Però nel complesso sono contento, creiamo molto e questa è la strada giusta. È sembrato anche un gran gruppo, perché hanno festeggiato sempre tutti insieme, sono veramente molto uniti. Da quando l'ho presi, gli ho letto negli occhi la voglia di raggiungere un obiettivo tutti insieme, sia chi gioca che chi non gioca. In questo momento alcuni ragazzi non stanno giocando, ma vi posso assicurare che si stanno impegnando al massimo negli allenamenti. E tra virgolette mi dispiace anche non poterli utilizzare, perché purtroppo questo è un campionato, diciamo così, mozzo, nel senso che sono 9 squadre, sono 18 partite basta, non è un campionato da 30 squadre, 20 squadre, 20 o 30 partite. Però cercherò di far ruotare tutti, perché questi ragazzi se lo meritano. Credo che questo entusiasmo sia derivato anche dal fatto che sabato scorso c'è stato un mezzo passo falso, diciamo, un pareggio a Lucca che ci è rimasto un po' di traverso, diciamo, perché volevamo vincere. Comunque andiamo, sia in casa che fuori, vogliamo imporre il nostro gioco e vincere. Lì non ci siamo riusciti per tanti motivi. Oggi ho rivisto lo spirito della squadra che voglio vedere tutti i sabati.